che forse quando si iniziava in Rai a pensare alla produzione della fiction su Matteo Ricci, in Cina ancora non esisteva una normativa, diciamo, a tutela della proprietà industriale, tant'è che un'invenzione nell'81, 1981, veniva considerata un'eredità comune dell'umanità, che è esattamente all'antitesi di quello che è la normativa sui brevetti, che conferisce invece un monopolio esclusivo al titolare dell'invenzione. Quindi, diciamo, nei primi anni 80 hanno iniziato a essere emanate le prime leggi sui marchi e sulla concorrenza sleale, che sono dell'82 e dell'83, e che sono state poi, diciamo, recentemente riformate per cercare di adeguare questo percorso che negli altri sistemi si è compiuto in 100-200 anni e loro hanno dovuto fare in circa 30 anni. Diciamo, solitamente quando si pensa alla Cina si pensa anche a un paese dove c'è grande contraffazione, dove, diciamo, le imprese straniere sono oggetto di contraffazione, di copia di tante privative, quindi cosa che avviene tra l'altro anche tra imprese cinesi, non è una prerogativa delle imprese italiane, anche i cinesi tra loro cercano di copiare l'uno dall'altro i prodotti che sono più interessanti. A volte è successo che vengono copiati interi cataloghi, magari un settore molto esposto, per esempio è quello dell'arredo, delle imprese che costruiscono mobili, dove sono stati copiati interi cataloghi o addirittura dove veniva replicato interamente il sito internet, magari con un altro marchio completamente diverso, ma nel quale, diciamo, si replicava tutto il sito internet dell'impresa italiana in quel caso, utilizzando anche le stesse keywords che sono magari il nome del presidente del consiglio d'amministrazione, e usavano lo stesso nome e mettevano le stesse, diciamo, provenienze delle città nelle quali c'erano i vari stabilimenti dell'impresa. C'è da dire che in questi anni di evoluzione poi le imprese italiane, che ripeto, le più importanti, adesso faremo un po' di pubblicità, professore, se si può, sono state tutte coinvolte in queste, diciamo, cause di contraffazione e a volte hanno faticato un po' per ottenere le loro ragioni. Quindi, appunto, come in questo caso del settore mobile, un caso famoso è quello della Ferrero, che pur avendo registrato, diciamo, i suoi marchi sin dai primi anni 80, si è vista comunque copiare il suo cioccolatino più famoso, che è Ferrero Rocher, ma non tanto per il marchio, perché veniva utilizzato un altro nome completamente diverso, ma quanto per la confezione dorata, il logo ovale, diciamo, la scatola a forma di cuore. Quindi, è importante che le aziende italiane che vanno, diciamo, intendono in questo momento di internazionalizzazione entrare nel mercato cinese, devono sapere che è bene tutelarsi e registrare prima di iniziare l'attività nel paese tutto quello che possono registrare a tutela dei loro prodotti. Questo perché, diciamo, l'Italia, come diceva prima qualcuno, è uno dei pochi paesi che viene considerato al pari, diciamo, della Cina, ma, e quindi c'è un intento a copiarci. Questo però deve essere considerato anche, diciamo, un'opportunità, nel senso che vuol dire che i marchi italiani sono apprezzati e quindi vanno tutelati prima di entrare. Questo perché, mentre nei nostri sistemi ormai, diciamo, il marchio è diventato non solo una carta d'identità del prodotto, come era all'inizio diciamo, veniva considerato all'inizio della normativa, ma è un vero e proprio strumento di comunicazione. Quindi oggi un marchio presenta anche dei valori dell'azienda, la filosofia dell'azienda, in questo caso rappresenta anche un valore dell'italianità che è sicuramente importante. E quindi ci sono varie forme di marchi che oggi si possono registrare, si pensi al marchio sonoro, per esempio, per rimanere nel settore, quando tutti sentiamo il ruggito di un leone, tutti pensiamo a Merlo Waldmeier, e quello è stato registrato con un marchio sonoro. Oppure, se pensiamo a, diciamo, quell'immagine dall'alto che gira su dei palazzi degli anni 30 in America, quello che viene considerato un marchio di movimento e quindi è stato registrato dalla 20th Century Fox. In questo caso è importante registrare prima
sul territorio cinese i marchi, perché purtroppo in Cina c'è, diciamo, non viene riconosciuta la tutela ai marchi di fatto, ma solamente a quelli che sono già registrati. Quindi, e questo è anche un problema, prima si parlava di perfetti sconosciuti, ora non ricordo se c'era qualche marchio di placement, ma sicuramente ci sarà stato. Quelle aziende che magari non lo hanno già registrato in Cina, se volessero entrare sul mercato e c'è qualche imprenditore cinese che ha visto il film, ha riconosciuto un marchio interessante, lo potrebbe avere nel frattempo registrato, e l'impresa che arriva oggi e, diciamo, in Cina cercando di vendere i propri prodotti si troverebbe a, diciamo, sormontare questo problema, perché ha un cinese che ha registrato fraudolentemente quel marchio, che ha avuto visibilità, magari non è l'azienda è molto conosciuta in Italia ma non lo è ancora in Cina, ha avuto una visibilità con la visione del film, e oggi si trova un ostacolo che è veramente faticoso da superare, perché la tutela dei marchi diciamo non registrati viene riconosciuta solo a quelli notori, quindi notori in Cina, quindi ci sono dei marchi che magari sono conosciuti in Italia, in Europa, ma in Cina non lo sono ancora tanti, quindi non gli può essere riconosciuta questa tutela di marchio notorio. Altro problema è quello della traslitterazione della parte letterale del marchio, perché ovviamente deve essere, diciamo, riportato in ideogrammi cinesi. In quel caso, per esempio, è bene che un'azienda si faccia aiutare da degli esperti di marketing, perché, e faccio degli esempi, la marchio Bulgari, per esempio, non ha riportato la traslitterazione del suo marchio in carattere cinese, ma ha scelto un elemento simile, che però in realtà è la traduzione di tre parole che sono prezioso, buono e bello. Il marchio Porsche, per esempio, ha utilizzato una traduzione che suona come Bauschigi, che in realtà significa proteggi il tempo veloce. Quindi anche in questo caso, come dicevamo prima, c'è bisogno di avere una grossa conoscenza del mercato e della cultura cinese prima di entrare in quel settore, perché magari si può scegliere con dei piccoli accorgimenti un marchio più accattivante, perché alla fine cos'è un marchio? È lo strumento di comunicazione che c'è tra l'impresa e il consumatore. Un'altra cosa, diciamo, quando diciamo prima dei marchi non registrati che non hanno tutela, pensate solo che la Apple non aveva registrato il marchio iPad in Cina, mentre invece un'impresa che collaborava con la Apple già nel 98 lo aveva registrato come Internet Personal Access Device, e quindi l'Apple ha dovuto fare un accordo di 60 milioni di dollari per poterlo utilizzare. Quindi ora, ovviamente, riportandolo anche a dimensioni più umane, tra virgolette, però ci sono tante imprese italiane che voglio andare in Cina, devono considerare tutte queste cose. Altra cosa importante è, diciamo, il tema della concorrenza sleale. Come dicevamo prima, spesso, siccome sono anche abbastanza scaltri, non utilizzano, diciamo, la contraffazione del marchio tale e quale, ma diciamo, utilizzano, appunto, come dicevamo prima, anche magari altri strumenti che vengono registrati, per esempio dei nomi di dominio di imprese importanti che vengono utilizzati per altri fini, per esempio nel caso della Juventus, nel quale un'azienda cinese nel 2008 aveva registrato un nome di dominio cinese della Juventus dicendo che era semplicemente un forum di appassionati tifosi juventini che semplicemente discutevano di argomenti sportivi su quella pagina. La Juventus ha fatto ricorso, in primo grado ha avuto torto, quindi a parte il piacere di averla vista sconfitta, almeno lì, però poi diciamo non era giusto, e quindi ha dovuto fare ricorso in appello, e lì effettivamente gli è stato riconosciuto diciamo, il diritto, la ragione in questa vertenza, perché in realtà è vero che era un forum tra tifosi, ma ti era legata poi una diciamo tutti gli annunci pubblicitari che generavano dei proventi, e quindi sostanzialmente, insomma, era un'attività a scopo di lucro. Ripeto, però tante imprese sono state coinvolte, la Ariston per esempio anche ha avuto un concorrente cinese che aveva registrato un marchio Arizu, nei quali vendeva le stesse, diciamo, le stesse
degli stessi prodotti. Quindi su questo è importante che le imprese, insomma, si tutelino per bene. È vero che ci sono dei sistemi, soprattutto diciamo l'azione amministrativa a cui faceva riferimento anche il professor Assumo prima, è quella più rapida. È pure vero che sono sistemi, diciamo, di uffici amministrativi locali che magari possono risentire anche un po' delle conoscenze, delle lobby locali, e quindi magari non è così semplice a volte ottenere un provvedimento favorevole seppur si sta dalla parte della ragione.